Signore e signori, la cerimonia che sta per avere inizio rappresenta un momento tra i più solenni della vita degli Atenei. L'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, e l'Università di Modena e Reggio Emilia riconoscono con il conferimento della laurea ad honorem il contributo offerto al progredire delle conoscenze, allo sviluppo delle attività formative e di ricerca, alla cultura ed alle scienze, alle interazioni fra università e società civile. In questo contesto si pone questa cerimonia di conferimento della laurea ad honorem in scienze della formazione primaria a Francesco Guccini. Entra ora il corteo dei professori della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e il corteo dei professori del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Entrano ora il Senato Accademico dell'Università di Bologna e il Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, preceduti dai rispettivi prorettori. Entra ora il corteo rettorale, il rettore magnifico dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, professor Pierluigi Calzolari, e il rettore magnifico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, professor Giancarlo Pellacari. Seguono il professor Franco Fraboni, preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, e il preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, professor Carlo Jacoboni, proponenti la laurea ad honorem. La professoressa Maria Grazia Contini, presidente del corso di laurea, e la professoressa Marionina Bartolini, referente del corso di laurea per la sede di Reggio Emilia. Chiude il corteo il laureando Francesco Guccini.
Prende la parola il magnifico rettore dell'Università di Bologna, Pier Ugo Calzolari. Signor Sindaco, signori Presidenti delle province di Bologna e di Modena, onorevoli senatori, autorità, colleghi, carissimi studenti, signore e signori, ringrazio il rettore dell'Università di Modena per questo privilegio che ha concesso all'Università di Bologna di prendere per prima la parola in questa solenne cerimonia di incerzio di un nuovo dottore nell'elenco dei dottori di Bologna e di Modena. Singolare questo ciclo, non era mai accaduto che due università simultaneamente operassero in questo modo. Ma le università sono fonte di sorpresa ogni giorno, fortunatamente. Io vorrei dire qualche cosa su Francesco Guccino. È un artista singolare. Ma mentre lo dico scopro la banalità dell'espressione, un artista lo è per davvero, essendo un artista singolare. Francesco Guccini mi ha sempre colpito per questo, dà la sensazione di non essersi mai sognato di percorrere la strada di una canzone che sorvolasse sul testo letterario. Anzi, per quel che mi ha dato conoscerne e comprenderne, io ritengo che il suo processo creativo nasca proprio dalle parole, non dalla felice, magari felicissima linea di un ritornello melodico cui applicarsi successivamente da paroliere. Se egli non fosse un poeta, andrebbe però trattato come tale. Quindi prima di tutto la parola, prima di tutto il verso. Frasi che parlando del quotidiano con un linguaggio colto, ma non sorbito, cui è strumento l'esperienza passata. C'è in Guccini la sicurezza che emana da una coscienza gestita in modo autonomo. Libera nos domine, ma è un lampante esempio. Con questa preghiera di essere liberati, salvaguardati da tutti gli imbecilli di ogni razza, di ogni colore, dai sacri sanfedisti, dai pazzi giacobini, dai poveri di spirito, dagli intolleranti, dai falsi intellettuali, dai giornalisti ignoranti. Non ha espressamente indicato il professore universitario, ma insomma ci siamo dentro anche noi, insomma. E così via, in un catalogo nel quale nessuno si mette mai da solo, ma spesso viene collocato dagli altri. E l'orso risentito, diciamo alla Burri, si chiude in un casale tra i boschi in quella città di Castello. L'orso monese trova la strada dei palasport, degli stadi, per predicare in parallelo con orsi americani e la Bob Dylan, per predicare verità comunemente sentite e condivise. È una sorta di forma caucasica del blues. È la voce di un'esperienza cui con lampi, per me di genio, Guccini aggiunge rime impossibili. Amore con Schopenhauer, straordinario, riuscì a farla vita. Weltanschauung con Rose, che si mescolano nel suo cocktail antidogmatico,
antigerarchico per produrre la libertà spregiudicata di quel carnevale mitico che probabilmente non è mai esistito, ma che almeno molti vorrebbero in scena per lunghi tempi su questa faccia avida e triste del mondo. Grazie, Gigi. Prende la parola il magnifico rettore dell'Università di Modena in Reggio Emilia, Giancarlo Pellacani. Magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, onorevoli senatori, autorità, cari colleghi, signore e signori e carissimi studenti che siete qui oggi presenti a questa cerimonia. Nel porgere il benvenuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, quale Ateneo ospitante di questa cerimonia, non posso esimermi dal risaltare che fatto abbastanza singolare ed insolito nella storia universitaria, come già rilevato dal Rettore Calzolari, l'iniziativa odierna si caratterizza per essere espressione della volontà congiunta di due senati accademici, quello appunto di Modena e Reggio Emilia e quello di Bologna. La laurea d'onore che ci apprestiamo infatti a consegnare stamani muove dal riconoscimento unanime di entrambi i corpi accademici. In secondo luogo, ma non in ordine, l'avere accanto in convenzione la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università di Bologna, forte della sua collaudata esperienza e competenza nel campo pedagogico. Ed ancora, la disponibilità dei colleghi della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a sostenere un'esperienza formativa tradizionalmente a prevalenza umanistica, dotandola di forti contenuti di carattere scientifico che ne determinassero l'originalità. L'interscambio e l'intreccio che si è realizzato in questi 4 anni di esperienza del corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria e la realtà scolastica circostante ha alimentato proficuamente la nostra iniziativa, rafforzandola rapidamente. Alla fine dell'anno accademico 2001-2002, gli iscritti a Reggio Emilia in questo corso di laurea erano 377. A luglio di quest'anno, regolarmente, entro i tempi della durata del corso, che ricordo per inciso è quadriennale, attualmente il corso di laurea trova ospitalità in locali non del tutto adeguati, presi per necessità in affitto in via Kennedy, ma entro il 2004, anzi entro i primi mesi del 2004, troverà la sua definitiva ed eccezionalmente dignitosa collocazione nello splendido edificio dell'ex caserma Zucchi, collocato proprio qui accanto, di fronte al mitico Diana, di cui i reggiani vanno giustamente fieri, affinché nel corso del prossimo anno accademico 2003-2004 possa essere varata la quarta facoltà reggiana. La fronda umanistica, siamo certi, contribuirà a dotare di organiche competenze sociali e umane, oltre che scientifiche, un territorio che in questi decenni ha saputo mirabilmente coltivare eccellenti leve di formatori ed educatori variamente impegnati nell'organizzazione di una rete di servizi invidiata da tutto il Paese e presa ad esempio anche all'estero. Inserire appieno la nuova facoltà con le sue lauree, i master, i corsi di perfezionamento e i dottorati di ricerca in questo contesto ci facilita il compito. Anzi, ci rafforza nella convinzione che l'UMS, su cui poggia, è fertile per accogliere questa nuova ambiziosa sfida. La nuova realtà dunque si avvia sotto buoni auspici e non potevano esserci testimoni più illustri e circostanze migliori per ufficializzare l'iniziativa di quella odierna, avendo come madrina di questo battesimo l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Grazie alla convenzione da cui dipende il corso, che annovererà tra poco Francesco Guccini tra i suoi laureati, in noi sono cresciute la consapevolezza e le decisioni necessarie per compiere questo passo, peraltro anticipato nel programma rettorale
è ormai giunto per tanta parte a realizzazione. Abbia ogni qualvolta trasmesso nei suoi testi, nelle sue musiche, nella sua personale interpretazione, emozioni, sensazioni, ricordi, passioni che pochi altri sono riusciti a far percepire così nitidamente a chi si pone in ascolto. Di arte, sapere e capacità comunicative sono doti che raramente si trovano riassunte in un solo interprete. Eppure l'opera di Guccini, che si è estesa e si è fatta apprezzare anche nel campo editoriale, contiene indubbiamente queste qualità. Condivido dunque pienamente le motivazioni che hanno indotto il corpo accademico della Facoltà di Scienze e della Formazione di Bologna e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Modena Reggio a proporre il conferimento della laurea d'onore in Scienza della Formazione Primaria a Francesco Guccini, in quanto la trovo appropriata all'originale contributo culturale e formativo che gli ha saputo recare con la sua lunga vita artistica. Ringrazio il Francesco Guccini e grazie a tutti per l'attenzione. Ogni lettura interpretativa del mosaico culturale di un'accreditata illustre figura di studioso e di artista, come nel caso di Francesco Guccini, è abitualmente costretta a camminare in sentieri ermeneutici insidiosi, disseminati di percorsi scoscesi e accidentati. Concorrono a complicare l'azzardo interpretativo in ambito pedagogico componenti sia di ordine personale, in questo caso le cifre di attrazione culturale di un cantastorie, come piace farsi chiamare, di cui siamo da sempre affezionati fans, sia di ordine scientifico, l'impossibile ricostruzione fedele degli itinerari di ricerca e dell'arte altrui. In punta di piedi non rinunceremo, protetti dai versi delle sue canzoni, a identificare i nuclei pedagogici che sostengono l'identità esistenziale del soggetto persona, a partire dal pianeta giovanile, narrata e musicata da Francesco Guccini in questa stagione di transizione tra il XX e il XXI secolo. Indubbiamente uno dei suoi castelli dell'arte è recintato da una siepe pedagogica. La nostra telecamera è posta sopra questo balcone perché è in pedagogia, più precisamente in scienza della formazione primaria, che l'Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia gli consegnano la laurea honoris causa. Francesco Guccini è la pedagogia del pensiero plurale. Il XX secolo, il XXI secolo, per meglio dire, ha esordito dando palcoscenico e voce ad un copione intitolato ad una mutazione planetaria provocata da due M, la globalizzazione dei mercati e delle menti. Una mutazione che sta scoperchiando un pentolone pieno di emergenze epocali, generate da questa ricorrente ingiustizia. Un pianeta Terra, da poco sbarcato sulle spiagge del terzo millennio, ineludibili e improcrastinabili, se osservate con le lenti valoriali della cooperazione, della solidarietà, dell'uguaglianza, della giustizia, della pace, ci sembrano le emergenze che fanno tutt'uno con la collana dei diritti sociali e civili che vorremmo brillasse sul collo di ogni abitante del nostro pianeta. Il lavoro, la casa, il cibo, la salute, la cittadinanza. Il monopensiero genera un'umanità modellata e standardizzata e l'uomo utile, in serie, nei suoi comportamenti quotidiani, affettivi, cognitivi, creativi, etico-sociali. Un'umanità reificata che dà scena ai fantasmi dell'uomo a una dimensione marcusiano e dell'uomo rotondo in piccolo nicciano. Se l'educazione è una delle autostrade intitolate alle emergenze epocali, la pedagogia è la sola vettura di viaggio capace di giungere senza rallentamenti e ritardi al traguardo del soggetto persona. Questo perché è dotata di uno sguardo a 360 gradi con il quale è possibile un'interpretazione ecosistemica della vita personale. Come dire, la pedagogia combatte tutto ciò che porta a rimpicciolire e a depauperare il piano esistenziale. È una galassia che allude ad una nuova generazione dotata di sangue sociale, di voglia di conoscere, di partecipare e di trasformare il proprio mondo di cose e di valori.
Francesco Guccini scommette molte delle sue fisse educative su una roulette che porti i numeri dell'impegno, della cooperazione, della solidarietà e della responsabilità. Sono le sue parole più preziosissime per far sì che le giovani generazioni non si smarriscono, si perdono nel cupo tunnel dei disvalori che stanno inquinando e imbarbarendo questa nostra società post-industriale e post-moderna. Testimoniano questo sentiero pedagogico molte sue canzoni. A due di queste, Via Paolo Fabbri 43 e Blackout, daremo voce a quei versi che richiamano ai valori della persona nel segno della libertà, della mente plurale e dell'utopia. Gli arguti, Paolo Fabbri 43, gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo, sono pallidi nei visi e hanno deboli sorrisi. Se fossi accademico, fossi maestro dottore, ti insegnerei in toga di 15 lauree ad honorem, ma a scuola ero scarso in latino e il pop non era fatto per me. Ti diplomerò in canti e in vino qui in via Paolo Fabbri 43. La luce è ancora andata via, ma la stufa è accesa e così sia. A casa mia tu dormirai, ma quali sogni sognerai con questa luna che spaccherà in due le mie risate e le tue ombre, i miei cavalli e i miei fanti, il tuo essere sordo e i tuoi canti, tutti i ghiaccioli ai pesi e ai fili, tutti i miei giochi e i miei monili, i campanili, i pazzi, i santi e l'allegria. E non andrà il televisore. Cosa faremo in queste ore? Rumore attorno non si sente. Corriamo a immaginare la gente. Giochiamo a fare gli incubi indiscreti, curiosi d'ozi e di segreti, di quei pensieri quotidiani che a notte il sonno fa lontano. La domanda è un po' questa: qual è la percezione che i giovani hanno della propria condizione esistenziale generata dall'odierna società delle globalizzazioni? Quali sono i paesaggi della cittadinanza, gli specchi rubati, le loro speranze e le loro utopie che scorrono nei fotogrammi quotidiani della stagione giovanile? Questi interrogativi ci sembrano ineludibili oggi, proprio perché la questione giovanile si configura come la cassa di risonanza più emblematica e squillante, è la punta di un iceberg, della fitta trama di ingiustizie, sfruttamenti e marginazioni che indebolisce, fino a strapparlo, il tessuto socioculturale valoriale di una stagione storica che da poco ha varcato le frontiere del terzo millennio. A partire da questo scenario interpretativo, Francesco Guccini dà palcoscenico e voce alla denuncia, tutta pedagogica. Questo balcone di osservazione, la pedagogia, spiega la straordinaria longevità del suo mondo musicale. Dicevamo, la denuncia del duplice disagio che la ricerca scientifica più accreditata coglie all'interno dell'universo giovanile. Prima fonte di disagio, l'estraneazione come età giovanile senza cittadinanza. Questa prima cifra di precarietà esistenziale fa tutt'uno con questa sofferta condizione identitaria. Essere giovani significa avvertire sulla propria pelle il segno della marginalità e dell'incomunicabilità generate da un mondo avvolto nel silenzio, dove la parola è negata, il dialogo strappato, il che produce un acuto sentimento di smarrimento e di sgomento esistenziale. Il continente giovanile si trova oggi di fronte ad uno scenario istituzionale e sociale, la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, i partiti politici, che sta accentuando la storica divaricazione tra chi controlla queste agenzie e chi intende accedervi, tra la scarsa permeabilità delle istituzioni sociali e la forte domanda di partecipazione dei giovani. Tenuti fuori dai cancelli della cittadinanza partecipazione, respinti nella loro voglia di contare, i ragazzi e le ragazze rispondono in un primo momento con la reazione a caldo della contestazione, della protesta, della ribellione e successivamente con il linguaggio della rinuncia, del disimpegno e persino del qualunquismo. Questo primo spettro, l'esclusione e l'incomunicabilità tra età generazionali, occupa abusivamente i punti nevralgici della stagione giovanile. L'albero della contestazione e poi quello del disimpegno hanno radici colpevoli nell'odierno sistema formativo, scolastico ed extrascolastico. Dentro i circuiti formativi della scuola, l'allievo raramente incontra un'istruzione corredata di fonti storico-antropologiche e di saperi tecnologico-scientifici.
È cronica la sua indisponibilità all'ingresso e alla legittimazione dei linguaggi che popolano questa nostra latitudine temporale, con il risultato fallimentare di farsi banca di conservazione di un'istruzione depositaria, inattuale, calcificata. Una gioventù sempre più immagine, spettacolo, consumo e sempre meno presenza reale, viva, sanguigna nella società, occasione quotidiana di incontro, di dialogo, di scambio, di idee e di sogni. Questo primo tracciato esistenziale, intitolato al disagio generato dalla marginalizzazione e dalla incomunicabilità, trova in Francesco Guccini un cantastorie della protesta, della rabbia, dei disincanti, degli scacchi e delle rinunce che danno identità al pianeta giovani. Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Tornate a casa, nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti, ai dogmi e ai pregiudizi da sempre non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco. Il vecchio e il bambino, questo è sublime. Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno, nel loro pensiero, distinguere nei sogni il falso dal vero. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste e poi disse al vecchio, con voce sognante, mi piacciono le fave, le fiabe, raccontane altre. Se l'adolescenza costretta a inoltrarsi da sola nell'intricato sentiero che porta alle spiagge, lettera. Come vedi, tutto è usuale, solo che il tempo chiude la borsa e c'è il sospetto che sia triviale l'affanno e l'ansimo dopo una corsa. L'ansia volgare del giorno dopo, la fine triste della partita, il lento scorrere senza uno scopo di questa cosa che chiami vita. Ora il preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia legge la delibera con cui le facoltà dei due Atenei hanno motivato il conferimento della laurea ad honorem a Francesco Guccini. I testi e la musica di Francesco Guccini costituiscono un'esperienza di estremo interesse dal punto di vista storico-letterario, musicale ed educativo, e quindi dagli esiti quanto mai emblematici. Tra queste ricordiamo i lavori di linguistica e dialettologia, tra i titoli Le parole del mugnaio e Il vocabolario del dialetto pavanese, scritti in concorso con il giallista Loriano Machiavelli, in cui la trama poliziesca si cala in ambienti e climi accuratamente ripresi da contesti recenti, ma ormai irreversibilmente mutati, delle comunità del nostro Appennino. La sua vena poetica si rivela nei testi editi da Einaudi col commento di Roberto Cotroneo e che hanno avuto un insigne riconoscimento col conferimento del premio Guggenheim Montale. Alla feconda originalità delle multiformi attività culturali di Francesco Guccini hanno contribuito non solo il ricorso ai molteplici linguaggi e il superamento consapevole ed efficace dei tradizionali steccati disciplinari, ma anche e soprattutto la capacità di produrre contaminazioni del tutto singolari. Repubblica Italiana, in nome della legge, noi, professor Pier Ugo Calzolari, rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, noi, professor Giancarlo Pellacani, rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione approvata a Bologna il 20 marzo 2002, vista la delibera della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali approvata a Modena il 18 aprile 2002, visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 agosto 2002, conferiamo a Francesco Guccini
la laurea ad honorem in scienze della formazione primaria. Il presente diploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge, dato a Reggio Emilia il 21 ottobre 2002. Dove il paesaggio si distende verso est in colline più morbide, un tempo coltivate, caratterizzate da una diversa vegetazione, in prevalenza cerchi e pascoli, confinando col comune di Castel di Casio, territorio bolognese. Dello stesso comune si parlano, o meglio, come vedremo, si parlavano, almeno tre dialetti, che pur appartenendo alla stessa famiglia linguistica, presentano tra di loro notevoli differenze. Molte delle suddette frazioni poi, per motivi ben noti in tanta parte dell'Appennino, vi sono andate lentamente spopolando e alcune addirittura sono abbandonate o abitate solamente nei mesi estivi. Ad esempio San Buca, capoluogo, dove visse il selvaggio vergionese, amata da Guintoncino dei Sibulli o Sibulli, meglio conosciuto come Cino da Pistoia, sede dell'omonima torre fortificata del Mille e luogo che dà il nome all'intero comune, a oggi in Verno sono 5 abitanti. E queste e le altre terre del territorio siano state assegnate alla chiesa pistoiese da Ludovico II, figlio di Lotario, il figlio di Ludovico il Pio e nipote di Carlo Magno, al tempo del vescovo Ostisi, 850-877. Ma l'origine dell'insediamento è probabilmente molto più antica, quasi certamente Pavana, in dialetto Pavna,
e toponimo etrusco, Papna, movente dal personale etrusco Papa, al quale fa riscontro il personale latino Pava, più il ben noto suffisso di derivazione proprietà Na, che ritroviamo in tanti polioni etruschi, Felsina, Mutina, eccetera. Il nome dovrebbe indicare un possesso fondiario. La particolare posizione geografica suddetta rende Pavala ben presente e documentatissima nei primi secoli dopo il 1000. La località è contesa solamente fra bolognesi e pistoiesi. Pavana, che cerca sempre, quando possibile, di appoggiare primi, cioè tifa Bologna, drammaticamente, lo fa manifestando fin da allora un forte spirito di indipendenza dalla tutela pistoiese e dai cugini rivali della vicina Sambuca, dimostrando un forte senso di appartenere ad una particolare e ben individuata comunità. Significativo l'episodio del 7 novembre 1223. I consoli di Pavana, preceduti da un fabbro Engilberto, nome come tanti altri numerosi documenti traccia della dominazione longobarda del Settecento, ed è una vita che io mi provo a figurare questo fabbro Engilberto, che tipo d'uomo poteva essere, biondo, alto, ma biondo forse longobardo. Insomma, mi incuriosisce questo Engilberto. Vanno a Castel di Caso, andati a Castel di Caso, al cospetto dei bolognesi capitelli della montagna, per protestare contro le pretese che il vescovo di Pistoia avanzava su Pavana e le offese, si indovina, armate, ricevute dai sambucani, questi consoli affermano, fra l'altro, tutti voi penso capirete benissimo il latino medievale, quod Pavana erat et est terra per sé, ordinando, facendo consules per sé, avendo curia et saltaria, accipiendo passagium et facendo quicquid libera et assoluta terra facit, qui dei comuni bononie est et esse debet, et semper feci, e qui fu in terra ante con Sambuca, et plus dixerum, et hoc firmiter, et alium non posse per alito invenire. Videmici quale biscupus et ecclesia pistoria in Pavana non abbe possessione malico, vel terra, vel vineam, vel dom, vel manente, vel serum, vel ascriptatum, vel censito, sabit. Vel alit daius o alit nomen, vel persona. Biscupus et ecclesia pistoria, fitur in affezione malico. Insomma, state a casa vostra che noi pensiamo. I fatti purtroppo in un altro modo, perché le richieste e le affermazioni dei pavanesi non sono però suffragate dagli elementi successivi. La pace imposta dal Papa bolognese e pistoiese conferma questi ultimi il possesso di queste zone della montagna e Pavana rimarrà toscana fino ai giorni nostri. Anche se documenti del 1250, del 1288 e un estimo catastale del 1303, in quell'anno il numero dei fumanti di Pavana è di 41, corrispondenti circa più di 200 persone, fumante, nel linguaggio medievale, è il nucleo abitativo familiare, che il camino che fuma praticamente, si calcola più o meno 4-5 persone per fumante. Ricordo invece un prete, credo, marchigiano, che aveva trovato uno statuto medievale e dice strane poi le leggi che riguardano i fumatori. Perché diciamo nel Medioevo, quindi prima che il tabacco arrivasse dall'America, dice perché c'erano fumatori accaniti che venivano tassati di più, fumante sprodotto, e mentre quegli altri venivano tassati di meno, erano fumanti, fumavano molto meno, ma fumanti invece. Praticamente uno dei fumanti, da 200 persone nel 1300, indicherebbero che Pavana è stata più volte amministrata dal comune di Bologna. Anche oggi un forte movimento popolare locale vorrebbe che il paese passasse sotto amministrazione emiliana. Il nome di Pavana appare ancora molte volte in diverse vicende nel corso dei secoli. In ultimo, nel 1847, si costruisce nel suo territorio la nuova dogana fra Gran Ducato di Toscana e Stato della Chiesa, sulla appena costruita via Leopolda, oggi Porrettana. Da lì a pochi anni ci sarà l'unità d'Italia. In precedenza, però, un altro esempio del senso di comunità del popolo pavanese è dato nel 1731, quando, con ordine di Prospero Lambertini, il futuro Benedetto XIV, o meglio Benedetto Xif, come dicono i bolognesi, la chiesa di Pavana diventa parrocchiale e nel 1761 è terminata e consacrata. Delle tante piccole frazioni in cui il paese si divide, l'appartenenza alla comunità di Pavana coincide anche oggi con l'appartenenza, più o meno religiosamente sentita, a questa parrocchia. Non sarà nato Pavana, che è il paese di mio padre, ma con la trascorsa i 15 anni di vita. E mi sono tornato ogni anno per periodi più o meno lunghi, ultimamente anche per un anno intero. E spero di rimanerci.
interessato tutto quello che riguarda questo paese, storie, tradizioni popolari, lingua, eccetera. Ho iniziato alla metà degli anni 80 la stesura di un vocabolario in dialetto locale, vocabolario che è stato pubblicato nel 1998 in occasione del millenario del documento ottoniano. Perché, anzitutto però, fare un vocabolario di dialetto pavanese? In effetti la realtà dialettale pavanese è così limitata che forse non meriterebbe la mole del lavoro che comporta la stesura di un vocabolario. C'è da tenere presente però che questo dialetto non nasce ovviamente come un fatto a sé, isolato, ma è estremamente legato ad altre situazioni linguistiche circostanti. Scrivere quindi un vocabolario del pavanese e lavorare un documento che assicura la sua indiscutibile utilità linguistica. Oggi la situazione è diametralmente cambiata, quasi tutti parliamo italiano, esclusi alcuni presentatori televisivi, ma questo è altro. Un vocabolario dialettale odierno quindi ha, e diciamo forse purtroppo, uno scopo molto diverso, cioè quello di fermare nel tempo un qualcosa che in certe situazioni non c'è più o non si usa più. Si parla ancora il pavanese? Sì, lo si parla, ma sempre meno. Lo parlano solo gli anziani e solo fra di loro. La generazione compresa fra i 40 e i 60-70 anni, aggiungere che i pavanesi in genere, essendo toscani, hanno sempre avuto grande facilità nel passare dal registro dialettale a quello italiano, ed anche un ottimo italiano, come già alla fine del secolo scorso, oltre illustri personaggi qui di passato, basta citare il Tommaseo, ebbero modo di notare sulla lingua dei montanini pestoiesi. Poi, contrariamente ad altre tipiche situazioni di montagna, per vari motivi storici, che sarebbe lungo enumerare, Pavana non è stata, almeno a quanto risulta negli ultimi 100 anni circa, un luogo chiuso di matrimoni endogamici, e cioè fra persone della stessa comunità, addirittura consanguini, ma che spesso ha visto invece nozze con persone provenienti da altre comunità linguistiche, cioè da altre città o zone d'Italia spesso lontane, e perfino dall'estero, con la necessaria conseguenza di dover parlare italiano in famiglia. Questa fortissima tendenza italianizzante fa sì che fra qualche anno il pavanese parlato scomparirà del tutto. Ecco il perché della mia ricerca, a testimonianza di quello che era questo dialetto. Ma esiste il pavanese come realtà dialettale o è qualcosa che può confondersi nella realtà molto più ampia del comune di Sambuca, pistoiese, capoluogo di comune, o nelle realtà dialettali circostanti, come il dialetto di Granaglione, comune di Granaglione, di Bari, comune di Castel di Casio, ambedue bolognesi? Si può cominciare col dire che il pavanese chiama il proprio dialetto pavanese, mi parlo pavanese, mentre gli altri del comune, esclusa la frazione di Trebbio, dove sanno, come vedremo, sapevano di parlare il trebbiese, dicono di parlare genericamente sambucano, sambucano. Quindi nel comune abbiamo tre realtà, pavanese, trebbiese e sambucano. Inoltre, mentre un pavanese identifica il proprio paese come Pavna, tutti gli altri abitanti del comune lo indicano come Pavena, il che confessiamo, dove che pavanese suona leggermente fastidioso. Un pavanese capisce subito se il parlante viene da un'altra parte del comune. Questo è già indice di realtà diversi, ma non basterebbe. Ciò riguarda soprattutto la fonetica, il suono delle parole, di cui ci occuperemo più avanti. Ci sono anche alcune differenze nel lessico, cioè nelle parole stesse. Un pavanese, per esempio, dirà berletane, aldane, bolognese aldane. Un sambucano, cuncio. Toscano pistoiese, cuncio. Altri esempi, l'etamaio, pavanese aldamaro, bolognese aldamera, sambucano cucimaia. I dolci di pasta fritta per carnevale, pavanese sfrappole, bolognese strappero, sambucano cenci, toscano pistoiese cenci. Sulla vista pistoiese fare storia. Una caratteristica precipua del trebbiese, assente negli altri dialetti del comune, la presenza, cioè, dei suoni detti cacuminali. In particolare, la consonante L all'inizio di parola, come il letto, o la doppia L all'interno della parola, come in gallina, non sono pronunciate come comunemente in italiano, bensì con la lingua ribaltata all'indietro, dando come esito una specie di D, come nel siciliano belga. Risulteranno quindi detto, il vo ha detto, io mangiavo una gattina, e questo è una, si chiamano questi termini, termini paracadutati, nel senso che sembrano buttati, col paracadute lì invece era un fenomeno probabilmente diffuso, dalla zona che poi si è ristretto e rimane lì. Tito Zanardelli, studioso bolognese, scriveva a proposito del dialetto di Bari: per certi tratti fonetici e morfologici assai caratteristici, il badese potrebbe riconnetterci in qualche modo al sistema dei dialetti emiliani e in specie a quello bolognese,
ma non così avviene. E aggiungono, in che modo e in che misura sia il badese un dialetto toscaneggiante, spero di dimostrarlo in un altro speciale lavoro. Se un badese il contrario, Giuseppe Malagoni, bolognese. A proposito del dialetto di Lizzano in Belvedere, anche linguisticamente Lizzano si stacca in modo notevole dei dialetti toscani e va scritto al gruppo emiliano. Sappiamo che Lizzano, Belvedere, è in Emilia. Se Malagoni non avesse sentito un certo grado di toscanità del dialetto lizzanese, non avrebbe sentito la necessità di fare quella precisazione. Quindi due studiosi, anche se partono da punti di vista opposti, arrivano a dire la medesima cosa, cioè che i nostri dialetti sono dialetti toscani emilianizzati o dialetti emiliani toscanizzati. Ma cosa vuol dire dialetto toscano o dialetto emiliano? Nelle nostre zone, se si percorre qualche chilometro in direzione sud o nord, possiamo sentire chiaramente il toscano o l'emiliano, senza particolari interferenze dell'uno sull'altro. Se da Bologna vado verso Modena, sentirò sì il dialetto cambiare, ma sempre di dialetto emiliano si tratta. Così per il toscano, se da Pistoia vado verso Prato. Il comune di San Buca, per la maggior parte di esso verso nord, e i territori che lo circondano, Bari, Sulliana e Gravaglione, sono collocati invece lungo una linea ideale, la linea La Spezia-Rimini, che secondo molti studiosi taglierebbe in maniera particolare l'Italia dialettale. Scriveva Gerald Rolf, studioso tedesco della lingua italiana e dei suoi dialetti. Quest'ultima linea ha un'importanza eccezionale per la struttura linguistica dell'Italia. Si può dire che rappresenti il limite più marcato del sistema dialettale dell'Italia. Moltissimi fenomeni glottologici trovano qui una barriera insormontabile. Nel campo della fonetica si arrestano qui i cosiddetti fenomeni gallo-italici. Qui dobbiamo fermarci un momento e cercare di chiarire meglio. La maggior parte dei dialetti italiani, lingua italiana compresa, il dialetto toscano divenuto poi lingua letteraria e poi secoli attraverso i secoli lingua ufficiale, deriva dal latino. Cosicché possiamo dire che anche oggi parliamo un latino modificato e modificato a seconda delle diverse località da un certo numero di fattori esterni. Già in epoca classica, il latino della pianura padana, abitata da romani mescolati con i celti, gallo-italici, che dicevano bossi di giuro non c'entra, suonava a livello quotidiano e familiare diverso dal latino dei romani toscani, mescolati con gli etruschi. Importante causa di un'ulteriore divisione linguistica fu poi la riforma di Diocleziano, attuata verso la fine del III secolo d.C. A questo proposito scrive il linguista Giacomo Devoto: i punti essenziali sono questi tre. Primo, Roma cessa di essere capitale unica e quindi la sua funzione stimolatrice e regolatrice per diffondere originali novità in campo linguistico era destinata a indebolirsi progressivamente. Secondo, al posto dell'unica capitale ne subentravano quattro, di cui una Milano. Terzo, la distribuzione della rete stradale non è più stellare, irradiante da un unico centro, ma sulla figura di un fascio di linee parallele, da oriente ad occidente e viceversa. La Gallia Cisalpina, che al suo nuovo centro a Milano, è attraversata tutta dal più meridionale di questi itinerari, che è punti terminali nella Gallia Transalpina, di Savaglione. La linea Spezia-Rimini viene valorizzata come una barriera culturale, economica e linguistica, mentre la barriera alpina attenua la sua natura di ostacolo delle comunicazioni economiche e linguistiche. Fra il latino di Toscana e il latino padano si accentua il sordo. Quali sono le caratteristiche emiliane del dialetto pavanese? Quali eventualmente le toscane? La sonorizzazione delle consonanti, fra vocale sordo, fratello che diventa fratello in bolognese e fratello in pavanese, capra che diventa chevra o cavra, Stefano, che diventa Steven e Stefani, e così via. La tendenza alla scomparsa delle vocali che precedono o seguono la vocale accentata. Se abbiamo stomaco, selvatico, cotica, avrei in bolognese stam, calvato, cadda, e stongo, salvatico, cotta, e così via. La quasi completa sparizione delle vocali non accentate, e si pensi in emiliano le tre vocali di stomaco ridotte a una, la, di stam, è da individuare in un fenomeno che ha valorizzato in maniera notevolissima, per forza e durata, la vocale su cui cade l'accento. Il fenomeno è di origine antica e, come quello della sonorizzazione, è anch'esso di origine celtica, lasciando da parte sempre l'onorevole di qui sopra. Scrivo a questo proposito Francesco Coco, poiché situazioni analoghe si riscontrano non solo in territorio gallo-italico, ma pure nella Francia centro-settentrionale, ove le peculiarità del gallico celtico più decisamente condizionano le sorti del latino, è legittimo concludere che la spinta all'innovazione è remota ed è imputabile a un accento tipico del celtico
che ha impresso una caratterizzazione specifica alla gravità delle due gaglie, la cisalpina e la transalpina. Altri fenomeni del dialetto bavarese ne avrei a iosa, ma non voglio annoiarvi più a lungo e vado a concludere dandovi un legittimo sospiro, la possibilità di un legittimo sospiro di sollievo. Per concludere, possiamo dire che i bavanesi parlano un italiano tipo toscano, con le vocali giustamente accentate, ad esempio bene, posto, perché, e non bene, posto, perché, come in Emilia diciamo anch'io, no, non te dico posto, però. Senza però le tipiche caratterizzazioni del toscano, con l'accento e l'aspirazione della C. Un bavanese che va verso Pistoia, dice oggi sono stato in Toscana, se va verso Bologna, dice oggi sono stato a Bologna, c'è una bella differenza. E quando arriva un toscano o un bolognese, il bolognese è chiamato bolognese, il toscano è quello toscano lì, e non pensano che anche loro sono toscani in quel momento. Quindi c'è questo senso di appartenere a un'altra specie, diciamo. Nel dialetto è difficile fare un esame lessicale, cioè delle parole usate che si possono dividere in quelle d'origine toscana, come calocchio, bastone secco o persona magra, palco, luogo per conservare il fieno, eccetera, quelle vignane come scrana per sedia, sfrappole per dolci di carnevale, e quelle tipiche del lessico locale, come pigliatini per mirtilli o bsuragnola, aranius, per talpa. Ma non è facile quantificarle, anche se mi sembra che ci sia una tendenza emilianizzante che arriva addirittura a sostituire la parola, se detta in italiano o in dialetto, come nel caso dell'avverbio temporale ora, in uso toscano, che in dialetto viene sostituito dall'emiliano adesso, cioè un pavanese dirà ora vengo in italiano e adesso il vegno in dialetto, quindi con la E chiusa se lo dici in dialetto della E, vengo se lo dici in italiano. Politicamente parlando, cioè nella pronuncia delle parole, il dialetto sembra decisamente più orientato verso il tipo emiliano, sia nei casi sopra esaminati, sia in parole uguali ma pronunciate, nei diversi contesti italiano-dialetto con accento tonico diverso, come nel caso di trovo italiano, che diventa trovo in dialetto, o di oggi, l'emiliano co si ferma a pochi chilometri a nord, che però viene pronunciato all'emiliana, oggi. Questa tendenza all'emiliana è sicuramente la più forte di tutto il comune e caratterizza il pavanese in confronto agli altri dialetti di Sabuca. Un'ultima cosa, mi sentito, che può sembrare rilevante ma che non lo è, considerando in un contesto paesano l'importanza dei giochi di carte. I pavanesi usano il mazzo piacentino, vale a dire emiliano, bastoni, coppe, eccetera, mentre nel resto del comune si usa il mazzo toscano, fiori, cuori, eccetera. I pavanesi questo mazzo di carte toscano non lo voglio nemmeno vedere. Caro dottore Pellacani, secondo me questa è un'amabile richiesta di una seconda laurea in glottologia, che poi potrebbe essere l'unico modo per sentire i cugini parlare di musica. Sì. La cerimonia si avvia così alla sua conclusione. Si prega il gentile pubblico di rimanere seduto. È il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Seguono il preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e il preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia. È la presidente del corso di laurea e la referente del corso di laurea per la sede di Reggio Emilia. Chiude il corteo il dottor Francesco Guccini. Escono i due serati accademici preceduti dai prorettori.
affiancisce il corteo della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e i docenti del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Esce il corteo della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e i docenti del corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Thank you.